Una piattaforma di confronto fra climatologi, fisici, geografi, agronomi, ma anche economisti, scienziati politici, sociologi, oltre che rappresentanti del mondo dei media e divulgatori. La prima conferenza annuale della Società Italiana per le Scienze del Clima, a Lecce, è la concretizzazione degli sforzi per favorire un approccio multidisciplinare a un tema cruciale per l'ecosistema, la società, le strategie politiche. Quanto il tema sia sensibile è dimostrato dalla crescente attesa che accompagna l'imminente pubblicazione del rapporto IPCC delle Nazioni Unite. Entro venerdì i dati sullo stato dell'arte nelle conoscenze scientifiche, rigido top secret fino ad allora, ma sembrerebbe siano emerse ulteriori e schiaccianti prove per una chiamata in correità dell'uomo nei cambiamenti climatici, che sull'uomo, o meglio sulla sicurezza umana nelle aree più depresse, si ripercuotono. Lo ha evidenziato nella relazione introduttiva Angela Liberatore dell'Unità per la promozione della cooperazione scientifica internazionale della Commissione europea. All'origine dei conflitti non più il petrolio, ma la lotta per le risorse naturali. Il valore viene raggiunto solo quando questo dialogo raggiunge delle punte di integrazione molto alte. Cambiamento climatico come moltiplicatore del rischio di conflitti e con conseguenze che possono essere ovviamente più tensioni per quanto riguarda certi confini, più tensioni rispetto all'uso per esempio di certi bacini fluviali. La possibilità di migrazioni dovute a cambiamenti climatici.